Ciao a tutti, eccoci qui con le nostre bombe da bagno con all'interno Lee Shopkins. Allora, oltre a quelle che avete visto che ho fatto insieme a voi, che dovrebbe essere una di queste due grandi, penso questa qua, ne ho fatte altre due a sorpresa, quindi sarà una sorpresa anche per voi che cosa troverò all'interno, anche per me perché me lo sono mai dimenticata, per cui. E si sono asciugate abbastanza bene, devo dire, essendo camera mia un po' umida, le ho dovute lasciare in un panno per una giornata e mezzo più o meno. E adesso le andiamo a provare. Allora, io proverei prima quella piccola. Ah, eccola qua, la mia ciotola d'acqua. E proviamo quella piccola. Siete pronti? 3, 2, 1. Oddio, sentite come frizza. Oh, è fantastico! Guardate i glitter che stanno venendo su. Ne ho messi un sacco di glitter alla fine. Sono tantissimi. Ok, vediamo che si è già dissolta perché era piccolina. E guardate cosa c'è all'interno. Aspettate che la pulisco bene da tutti i residui. Ci sono delle parti che si sono un po' incastrate, devo dire. Quindi poi lo pulirò meglio. Comunque questa qui, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, quindi ve lo scriverò qui sotto, e mi ricordo solo che è della serie 1 se non sbaglio, vedete che c'ha residui di bomba da bagno dappertutto. Quindi intanto la lascio bene nell'acqua che si pulisca bene. Qua c'è qualcos'altro, ah no, è un residuo di bomba da bagno, però è rimasta bene, niente, era abbastanza. Mettiamo così si dissolve meglio. Bellino. E lo appoggio qua. Poi proviamo questa. È troppo divertente vedere questo effetto così, è stupendo. Vediamo, guardate come frizza. Sentite. È stupendo, mamma mia, le adoro. Penso che ne farò sicuramente altre. Anzi, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, in cui scopriamo assieme alla fine, perché non mi ricordo neanche io quello che ho messo dentro, di Shopkins, in questa maniera qui, quindi con le bombe da bagno, perché io mi sto divertendo tantissimo sia a farle che ad aprirle. Guardate, ho la mano blu. Questa ci metterà un po' di più a dissolversi perché era abbastanza grande, quindi sì, la prossima volta mi sa che metterò meno glitter perché veramente sono tantissimi. Cioè, guardate la mia mano. È stupenda! Adesso la spezzetto un po', se no stiamo qua 20 anni e guardiamo chi c'è all'interno. Chi è? Il biscotto al cioccolato! Chi è della serie 4? 3? 4? 3 mi sembra. Guardate che pucciosa, che pucciosa. Adesso per l'ultima vado a lavarmi le mani perché sono veramente una cosa oscena e cambio l'acqua, così si dissolverà un po' più rapidamente, spero. Vedete che in pezzetti più piccoli alla fine si è dissolta molto più velocemente, quindi vado a cambiare l'acqua e torno subito. Eccomi qua. Allora, facciamo esplodere l'ultima. 3, 2, 1, via. E ho notato che però sarà l'ombretto che ho usato,
ma lascia un po' il blu sulla pelle. Quindi queste sono fatte esclusivamente a questo scopo, quindi quello di divertirsi e di far uscire fuori gli Shopkins. E non per fare il bagno, per farci il bagno, perché comunque cioè, voi dovreste lavare e invece vi sporcate ancora di più. Vedete come fa l'acqua, che comunque rimane questo azzurrino con i glitter. Infatti io ho la mano piena di glitter ancora. Però sono fatte solo per questo scopo qui. Tanto sono questi due gli Shopkins che abbiamo trovato. Perché? Perché? Adesso devo andare a salvare il biscottino. Eccolo qua. Questi due sono gli Shopkins che abbiamo trovato. Che bellini che sono. Guardate le mie dita come rimangono. L'ho appena toccato appena e già, vedete? Sì, la prossima volta voglio farle un po' più chiare, quindi ci metterò meno ombretto e meno glitter. Perché sono tutte proprio cariche di colore queste. Intanto vado a prendere i nomi. Questo si chiama Little Slipper ed è della serie 1, mentre questo qui è Candy Cookie ed è della serie 3. E vediamo se questo è pronto. Questo è quello che avevamo fatto assieme, quindi sapete già cosa c'è all'interno. Questo qua puliamolo bene. Questo qui che è Sweet Pea, sempre della serie 3. Cioè, guardate che roba, fa impressione. Se immergo il dito e lo tiro fuori è blu, è pieno di glitter. Oh mio Dio, ne ho messi sì, decisamente troppi. E questo qui è l'ultimo che abbiamo trovato. Adesso vado sicuramente a lavarmi le mani e ve li faccio vedere meglio. Eccoli qua, li ho lavati bene bene, quindi vedete che non rimangono residui, per cui tornano come erano prima di metterli nelle bath bomb, per cui possiamo divertirci quanto vogliamo a ricreare delle nostre blind bags o blind ball in questo caso, divertenti da scoprire. E niente, questi sono i tre Shopkins che ho trovato oggi e sono super felice del risultato. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, a me fa veramente impazzire. Come vi ho già detto prima, mi diverto un sacco sia a farle che a scoprirle, anche perché poi mi dimentico quello che ci ho messo dentro, per cui è una sorpresa anche per me. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!